E saluti ragazzi, questo è il Watermelon Channel, benvenuti in un nuovo episodio di Cotto e Forgiato. Quest'oggi non cuoceremo niente né forgeremo niente, bensì, c'è un pezzo di limone attaccato, prepareremo il margarita. Qui non c'è nulla, ma presto ci sarà qualcosa. Per prima cosa vediamo gli ingredienti. Per preparare un buon margarita che si rispetti usiamo la tequila bianca, tequila blanco, e una a caso, il triple sec. Il migliore triple sec che c'è è il Cointreau, quindi usiamo il Cointreau che per eccellenza è l'ingrediente principale per preparare il margarita insieme alla tequila, e il succo di lime. Purtroppo non è più periodo per il lime, per cui ripiegheremo sul limone. E praticamente non è proprio la stessa cosa perché il lime ha un retrogusto più amaro, però ce lo faremo andare bene. Il succo di limone, appunto, ce ne vogliono 15 ml, 20 ml di triple sec Cointreau in questo caso e 35 ml di tequila. Inoltre ci vorrà il sale per guarnire il bordo del margarita, perché non è il margarita senza l'accompagnamento con il sale sul bordo, e appunto per guarnire una fettina di limone. Per prima cosa ho già preparato il bicchiere e il piattino con il sale e le due fettine di limone per andare a preparare la nostra guarnizione prima di procedere con la preparazione del drink vero e proprio. Innanzitutto prendiamo la fettina di limone o di lime e andiamo a bagnare il bordo in questo modo del bicchiere. In modo tale che possa aderire il sale. Dopodiché andiamo a pigiare piano piano sul sale il bicchiere. Dopodiché il bicchiere deve essere freddo, quindi andremo a mettere del ghiaccio per far raffreddare il bicchiere, lasciandolo agire per 3-4 minuti. Questi 3-4 minuti serviranno appunto per far raffreddare bene il bicchiere, per portarlo a temperatura ideale per il margarita, e dopo lo andremo a togliere. Quindi nei 3-4 minuti che appunto serviranno per raffreddare il nostro bicchiere, e andremo a preparare il cocktail. Adesso procediamo con la vera e propria preparazione del margarita. Andremo a versare 35 ml di tequila. E 20 ml di Cointreau. E 15 ml di succo di lime che ho già spremuto. Chiudiamo e secchiamo per circa 10 secondi. Fatto questo, andiamo a togliere il ghiaccio al bicchiere. Versiamo l'eccesso di acqua.
E voilà, il nostro margherita è pronto. Abbiamo guarnito con una fettina di limone o di lime ed è pronto adesso per essere gustato. È perfetto. Bene ragazzi, dal Watermelon Channel è tutto. Spero che questo video, un po' diverso dal solito, vi sia piaciuto. Se è così, mettete mi piace e commentate per qualunque cosa. Soprattutto iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per supportarci. Alla prossima!